Giacomo, parliamo di una sconfitta di misura contro una grande squadra, ma anche di un Verona che esce veramente a testa alta. Sì, assolutamente. Abbiamo fatto secondo me una buona gara, in uno stato di grande emergenza e alla fine abbiamo pagato sicuramente il calo fisico nel finale e la grande squadra che è l'Inter. Questa squadra però ci mette sempre un cuore incredibile e insomma la gente se ne accorge. Sì, penso che ci sia poco da dire a riguardo, nel senso che bisogna solo complimentarsi con tutti i ragazzi, perché sicuramente hanno dato tutto e fa piacere che si veda anche da fuori. Volete molto bene nello spogliatoio a Ivan Ilic, che dopo la Coppa Italia adesso ha segnato anche in campionato, una bella soddisfazione per lui. Certo, Ivan è un ragazzo oltre che molto simpatico e molto bravo anche in campo, siamo molto amici e orgogliosi di lui. È stato il miglior anno solare 2020 della storia del Verona, da quando esistono i 3 punti, e sei contento di farne parte, ecco, di questa grande annata. Assolutamente, sono contentissimo di farne parte, sono contentissimo di far parte di questo progetto e spero che riusciremo a continuare questo trend positivo che stiamo portando avanti. Parliamo di te, tutti parlano di Magnani, prestazioni di alto livello, ecco. Come senti di esprimerti in campo in questo momento? Sicuramente ho avuto qualche problema, sto bene, sono contento, penso però che non ci sia da entusiasmarsi troppo, ma ci sia da lavorare tanto e andare avanti cercando di migliorarsi ogni giorno. Il mister ci crede molto. Non lo so, chiedetelo a lui, io lo spero e gli do il massimo di quelle che sono le mie possibilità. Ora recuperiamo un po' di energie, qualche infortunato magari, e avanti con il 2021. Sì, speriamo di recuperare i nostri compagni che hanno avuto degli infortuni, speriamo che quelli che sono usciti oggi non abbiano nulla di così grave e cerchiamo di goderci, nonostante la sconfitta di oggi, questo Natale un po' particolare.